troppo a mangiare, non guarda in faccia a nessuno. A ogni modo, ragni non ce ne stavano nemmeno là. Tant'è vero che dice tuo padrone la mattina presso a me: orsù, o pellegrino, solleva le tue stanche membra e intraprendiamo l'interrotto cammino. Che praticamente significava bimba show, e i zeccosci e camonam. Disse: lascia la tua città, la tua casa e parti. Così nostro padre Abramo lasciò Ur dei Caldei e si mise in viaggio al cospetto di Dio, era una processione, si mise in viaggio agli occhi degli uomini, era un corteo, una parata a festa rumorosa che non si spostava un malfattore di nascosto, ricca, potente e benedetta, gli abiti più belli, i gioielli, le bardature sontuose. Viaggiare e commerciare, viaggiare e guerreggiare, viaggiare e amoreggiare, viaggiare e commerciare, viaggiare e guerreggiare, viaggiare e amoreggiare. Lo scambio degli sguardi, lo scambio delle merci, lo scambio delle storie, ciò che si sa, conferma l'ovvio, porta le novità. Incontri in pace e scontri guerreggiati tessono al tatto il contatto, al tatto contatto. Bimbascione, Bimbascione, siamo in Salento, la terra del sole, del mare, del vento, la terra della Taranta. La terra della Taranta? Padrone, ma allora questa è la terra di quel pirotecnico che vi siete sognati voi all'inizio, vi ricordate? Con in mano un bicchiere di vino, brindo e ribrindo salentino, lo sguardo puro, il cuore contento, brindo alle donne, agli uomini, agli animali del Salento. Padrone. Vento animale, per la pittica, vento divino, sarei